Ammontano 224 milioni e 200 mila euro i fondi destinati alla provincia di Pesaro e Urbino per una sanità più diffusa sul territorio, nuove infrastrutture, riqualificazioni, servizi e reti di prossimità anche attraverso la telemedicina, macchinari elettromedicali e strumenti tecnologici. Una cifra importante storica annunciata dalla Giunta regionale che ha presentato i progetti legati al PNRR e aggiornato il master plan dell'edilizia sanitaria, previsto complessivamente quasi 1 miliardo di investimenti. Assessore, innanzitutto ieri durante la conferenza stampa avete sottolineato il cambio di passo della Giunta a Quaroli. Sì, una svolta storica per la nostra regione che passa da una sanità centralizzata ad una sanità che restituisce i diritti ai cittadini marchigiani, così come nella provincia di Pesaro e Urbino, con interventi importanti su Fano e su tutto il territorio, senza distinzione tra costa e dentroterra, tra grandi e piccoli centri. L'assessore all'edilizia ospedaliera è poi sceso nei dettagli, a partire dal nuovo nosocomio che verrà realizzato a Pesaro, fino alle opere previste a Fano e al potenziamento del sistema sanitario nelle vallate del Cesano e del Metauro. Andiamo nella città di Fano, ecco qui importanti investimenti, su che cosa in particolare? Riprende vita l'ospedale Santa Croce di Fano, con un investimento molto importante, 16 milioni di euro, che è il primo di una serie di investimenti che vorremmo prevedere su quella struttura ospedaliera, con il quale realizzeremo una nuova palazzina per le emergenze, il che significa che costruiremo una palazzina con isolatori sismici che sarà disaccoppiata dal terreno e quindi in grado di lavorare senza accorgersi di quello che sta accadendo fuori, anche in caso di una grave crisi sismica. Lì vorremmo concentrare tutto ciò che riguarda l'emergenza, dalla diagnostica, una diagnostica separata per il pronto soccorso, alle camere operatorie, ai posti letto di terapia intensiva. Tutto ciò che serve per garantire il diritto alla vita di un cittadino nel caso in cui abbia bisogno di un servizio di emergenza-urgenza. Questo Fano lo avrà sul modello di altre palazzine che stiamo studiando per altri presidi ospedalieri della nostra regione. E finalmente la conferma dell'hospice pediatrico. La conferma di un altro importante investimento sul quale stavamo lavorando da inizio legislatura, con la necessità di trovare e adeguare degli spazi. Il più idoneo ci è sembrato quello dell'ospedaletto, dove potremmo pensare a un abbattimento e riedificazione della struttura secondo i nuovi criteri di accreditamento dei servizi e per l'adeguamento di una struttura che deve essere appieno una struttura di alta qualità che guarda verso il futuro e non verso il passato. Per quanto riguarda l'importo, ha precisato Baldelli, negli atti risultano 5 milioni e mezzo, ma a questi va aggiunto un altro 1.750.000 euro per l'efficientamento energetico della struttura che sarà tecnologicamente avanzata. Per il resto della provincia abbiamo un importante investimento su Urbino di oltre 11 milioni di euro e su Cagli di 7 milioni di euro, non dimenticando poi tante altre risorse per adeguare le strutture di Pergola, dove vi sarà una ristrutturazione integrale, di Fossombrone e di Mondolfo.